Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi e ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio. Come state passando la quarantena? Ve lo siete già presi il coronavirus? Ancora no, ci vorrà ancora un po' di tempo? Piano piano ce lo prendiamo tutti e poi ritorniamo alla normalità. Piano piano, incrociamo le dita. Noi qui all'Orto Dio ce la stiamo passando bene la quarantena, ci stiamo divertendo. Ci abbiamo Andrea, il nostro caro amico Andrea, che ciao. È diventato a tutti gli effetti un volontario dell'Orto Dio, perché sta qui, sta imparando da me. Voi sapete cosa? La raccolta delle erbette, degli asparagi. Mo adesso cominceremo pure a fare l'orto, che comincia a diventare periodo di fare l'orto. E quindi così, invece di starcene chiusi a casa, ce ne stiamo un po' all'aria aperta. E però nel frattempo stiamo raccogliendo erbette e asparagi. Guardate un po' oggi che mazzetto di asparagi che abbiamo fatto. Andrea ne ha fatto una buona parte, sta imparando velocemente. Vedete, sta preparando le cime di rapa selvatiche per farci una pasta. Che ci fai, Andrea, una pasta? Facciamo la pasta, l'orecchietta delle cime di rapa selvatiche. Ottimo, ottimo, perfetto. E niente, abbiamo raccolto un po' di cose, vedete, abbiamo della bieta, questa è della bieta, abbiamo della piantaggine, abbiamo della cicoria, abbiamo delle cime di rapa selvatiche, appunto. Quindi qui si va avanti con la raccolta, così non si sta nemmeno troppo tempo dentro casa. E stavamo pensando, siccome Andrea stava cercando anche qui un lavoretto, io gli stavo insegnando queste cose, così magari potrebbero servirgli anche per alzare due soldi. Dunque, vi ricordate come facevo io gli anni scorsi? Raccoglievo le erbette, poi magari vi facevo anche la consegna a casa. Vi interessa? Se vi interessa sta cosa, vi mando Andrea che c'ha proprio voglia di girarsene per Roma. E fateci sapere che eventualmente creiamo subito un bel listino prezzi. E niente, un abbraccio a tutti, speriamo di vederci presto. Bella, saluta Andrea, ciao.